Roberto Boscaglia in diretta su Rete 8 Sport. Allora, Boscaglia, intanto primi 30 minuti all'altezza della situazione, un buon Brescia, poi che cosa è successo, soprattutto nella ripresa? No, ma abbiamo preso gol subito e questo un po' ci ha fatto indietreggiare più del dovuto, però non abbiamo sofferto più di tanto, qualche palla lunga, perché su palla filtrante Pescara ha avuto delle difficoltà, quindi ha dovuto allargare spesso, ha messo qualche palla in mezzo, quindi qualche problema lì, noi ci siamo abbassati volutamente, anche dando comunque la possibilità di giocare soprattutto nei primi 30-40 metri il Pescara, per poi ripartire, magari siamo ripartiti un po' meno rispetto al primo tempo, però la partita comunque fino al gol loro era, diciamo, abbastanza in equilibrio, non avevamo sofferto più tanto, perché le occasioni più nitide poi il Pescara ha avuto dopo il 2-1 naturalmente, perché ci siamo messi, e quindi niente, abbiamo preso questo gol con irregolare, come avete visto sicuramente, con la Padula che ha fatto fallo su Minelli, se non l'avete visto rivedetelo. Questo nulla toglie al Pescara che ha fatto una grande partita e che è comunque una grande squadra, però perdere così mi dà un po' fastidio, dai. Lei se ne è accorto dalla panchina, però le assicuro che i giornalisti di Brescia non se ne sono accorti, stavano a fianco nostro. No, ma io in diretto ho avuto la sensazione che fosse fallo, perché Minelli era in uscita, aveva la palla quasi in mano. I giocatori non hanno protestato, i suoi giocatori. Ah, quindi quando protestano è fallo, no, quando non... non se ne sono accorti, il fallo è troppo... Il fallo è troppo netto per non accorgersi di questo, l'arbitro deve accorgersi di questo perché è una partita troppo importante, cioè il fallo è troppo netto, penso che l'abbiate visto, ripeto, questo nulla toglie al Pescara, attenzione, cioè non voglio dire che magari avrebbe segnato un minuto dopo, due minuti dopo, però perdere così non mi piace, è stata una gran bella partita tra due squadre ottime, Pescara è lì non per caso. Yes, è una squadra giovane, quindi ha avuto alti e bassi anche essa per questo motivo. Grandi exploit, poi grandi cali. È una squadra giovanissima, un po' come la nostra, e quindi ci sta. Però ecco, nell'economia della partita, Boscaglio, io capisco il suo rammarico. Nel secondo tempo, dall'inizio del secondo tempo, è cambiato sicuramente il match, Pescara più aggressivo. Il Brescia non è stato mai capace di ripartire. Sì, però per segnare bisogna fare gol, cioè bisogna buttare la palla dentro la porta. Fino a quando... Io ho visto l'altro ieri una partita che era Milan-Carpi, e il Milan ha avuto 79% di possesso palle, il 20-21. Non so perché le dicevo questo. 21, per carità, con molta cordialità, io rispetto. Nel primo tempo invece il Brescia è sempre ripartito. Si perdono energie andando dietro al Pescara. Il Pescara è una squadra che muove tanto la palla. Non è una squadra che ti fa riposare, è una squadra che ti muove tanto la palla, quindi le energie si perdono. Se tu prepari una partita contro il Pescara e la vieni ad affrontare a viso aperto, rischi anche di prendere 4-5 gol. Quindi è una situazione che devi leggere un po' prima. Noi l'abbiamo fatto anche bene, rischiando anche qualcosa, rischiando soprattutto due o tre situazioni della Padula importantissime. È finita per i playoff? No, siamo 12 punti ancora. Playoff secondo me 64 punti, ci puoi rientrare. Ci sono scontri diretti, dovremo vedere quello che faranno domani, giocheranno Novara e Spezia ancora. Cesena si è fermato, quindi però questo vedremo. Brescia, mi scusi, l'ultima continua a soffrire di mal di trasferta. Perché? Sì, perché è giovane, è una squadra giovane, nata solo esclusivamente per salvarsi all'ultima partita, l'abbiamo fatto con 12 giorni di anticipo, quindi stiamo facendo un miracolo. Adesso però vogliamo completarlo, quindi vogliamo qualificarci per i playoff.